Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare Tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo video e vi farò vedere come realizzare questi guantini che sono molto molto belli, molto semplici da fare e anche molto carini e soprattutto adatti alla stagione che sta arrivando. Come potete vedere il tessuto che ho scelto è un tessuto morbidissimo, super puffoso e molto molto caldo. Diciamo che ovviamente potete scegliere un qualsiasi altro tessuto che possa andare bene per voi, però quando si tratta di questi guantini è sempre opportuno scegliere qualcosa di caldo e anche di comodo. Ovviamente questa non è lana, è proprio un tessuto ed è per questo che io posso cucirla e lavorarla in questo modo. Ovviamente se desiderate fare qualcosa in lana dovete scegliere assolutamente un altro procedimento. Qui ho tutte le mie necessità. Quindi ho i puntini, ho le forbici, mi sono portata anche il metro e ovviamente qui ho i miei due pezzi di stoffa che, come potete vedere nella parte interna, sono incredibilmente morbidi e molto fluffy, come si dice? Morbidosi, insomma, e anche estremamente caldi. Ovviamente dobbiamo fare un po' di chiarezza sulle misure. Dobbiamo assicurarci che vada bene per il nostro polso, il nostro avambraccio e anche per la nostra mano. Quindi ci assicuriamo che tutta questa parte sia ben sistemata, che abbia quindi la misura adatta a contenere tutte queste parti. Una misura, ad esempio, può essere quella presa dal metro, con il quale andiamo a misurare l'intorno della mano, l'avambraccio, il polso e così andiamo a controllare che tutte le misure siano ok. Tipo io qui ho 20 cm di spazio e controllando il mio pezzettino so che misura 20 cm, anche un pochettino di più. Quindi, insomma, va più che bene. E quindi questa parte qui è la parte che posso tranquillamente andare a lavorare, che però è lunga 25 cm, così lo sapete. Per quanto riguarda la lunghezza effettiva, 25 di larghezza, scusatemi, per quanto riguarda la lunghezza effettiva potete scegliere se arrivare fino all'avambraccio, se averlo più lungo o magari più corto, fino al polso, potete scegliere quello che gradite di più. Per quanto riguarda invece la cucitura vera e propria, cominciamo mettendo il tessuto con la parte esterna verso l'interno e quindi facciamo un burrito dove la parte che si vede, questa qui morbidosa, è la parte che va dentro ed è qui che andiamo a fare la nostra cucitura in linea retta. Stesso vale anche per questo qui. Vado a cucire queste due parti. Una volta fatto ciò, vado a rigirare tutto il mio lavoro, come potete vedere anche voi, e per renderlo un po' più comodo vado a fare un risvoltino. Vedete qui, questa parte sarebbe teoricamente dritta, ma io ho deciso di fare un risvolto. E qui, attenzione, sono andata a fare un buco, mi raccomando, prendete bene le misure. Io ho messo la mia mano a quest'altezza e ho deciso dove fare il buco. Voi fate lo stesso, in modo tale da non sbagliarvi, perché una volta fatto il buco non si può sistemare e, insomma, non vogliamo di certo far star male il nostro pollice. Quindi ci assicuriamo che l'altezza sia quella giusta facendo così, vedete, mettendo il pollice con l'altezza dove vogliamo far uscire le dita, a occhio più o meno, e tagliamo in questo modo facendo, schiacciando il lato e facendo un taglio. Se io poi lo vado a provare, noto che entra perfettamente. E meno male! Per quanto riguarda una scelta stilistica, come potete vedere, intanto la cucitura è a destra e poi qui esce un pochettino della lanetta pelosetta, esce la lanetta pelosetta dal pollice. Alcuni di voi potrebbero dire, beh, però il pollice fuori è scomodo. No, perché adesso che usiamo tutti i cellulari vi assicuro che avere il pollice fuori è davvero una gran fortuna, altrimenti come si fa a chattare? Non si può fare. Per quanto riguarda invece le decorazioni, beh, sapete che, insomma, anzi non sapete, vedete che questi due guantini che ho qui sono molto basic. Se volete decorarli potete sì cucire qualcosa, non so se volete rivestirli addirittura di un'altra stoffa, però insomma è un lavoro che richiederebbe un pochettino
più di tempo. Io ho deciso di lasciarli così semplici perché volevo fare un DIY super facile in 5 minuti, che meglio di così davvero non si può. Super veloce e pronto al volo, magari per qualche regalo all'improvviso. No, non ho fatto un regalo, zac zac zac, sistemo e faccio i guantini. Spero che non vada così. Comunque, il video di oggi ovviamente finisce qui, perché si conclude nella sua semplicità, e io spero davvero che voi lo abbiate trovato utile e che vi sia piaciuto. E se così fosse, vi invito tantissimo a lasciare un bel like qui, ma anche ad iscrivervi al canale e anche a condividere il video con i vostri amici e lasciarmi un bel commento. Per oggi è tutto, noi ci vediamo molto molto presto con delle nuove idee e dei nuovi video. Ciao a tutti!